Vince e convince il Castelnuovo Vomano che batte 3-1 l'Aurora Alto Casertano e riscatta il palzo falso di Castelfidardo. Nessuna novità di rilievo per quanto riguarda i neroverdi. Mister Di Fabio schiera sostanzialmente l'11 titolare. Il rientro dal primo minuto di Capitan Terrenzio sulla linea difensiva e Corticchi a centrocampo sono le novità al posto di Marianeschi, squalificato. Modulo speculare per i campani. Dal primo minuto spazio per l'ex Chieti Franchi, mentre si accomoda in panchina l'ultimo arrivato Fioretti. Sotto gli occhi del direttore di gara Recchia di Brindisi, la prima occasione pronti via e per gli ospiti. Nasce tutto da un errore in fase di impostazione del Castelnuovo, ma sia Lopez che Percuoco sbattono contro il muro eretto dalla difesa di casa. Alla prima occasione però il Castelnuovo sblocca la gara. Calcio di punizione dalla tre quarti, calciata alla perfezione da Corticchia. Dalle retrovie sbuca Pulsoni che di testa indirizza la sfera nell'angolino. Gioia per il classe 2001 al primo gol in stagione. Il Castelnuovo vorrebbe mettere subito la sfida in discesa con De Gidio, ma da due passi l'esterno d'attacco si vede respingere il tiro con intervento miracoloso di Kuzmanovic. Ma al 21esimo il portiere ex matese deve arrendersi per la seconda volta. Sfonda sulla sinistra San Severino, bravo di prima intenzione a mettere in mezzo e trovare Ripa che di piatto infila le spalle del portiere. Quarto centro stagionale per l'attaccante ex Juve Stabia. L'Aurora Alto Casertano è poca cosa nella prima frazione e da allora prova ad approfittarne il Castelnuovo. Scucchiaiata di Corticchia per Ripa, il quale serve De Gidio che per questione di centimetri non arriva all'appuntamento con il gol. Si dispera Ripa, troppo altruista nel servire il suo compagno. Terza rete che comunque arriva al quarto d'ora della ripresa ed è proprio De Gidio a farsi perdonare. Calcio d'angolo del numero 7 nero verde che mette il mirino sul palo più lontano e sfera che si insacca alle spalle del portiere. Altro gol fantastico, il terzo in stagione per De Gidio. La partita scivola via senza troppi sussolti fino alla mezz'ora quando l'Aurora Alto Casertano accorcia le distanze direttamente da calcio di punizione. Mancino dalla destra decide di andare direttamente in porta ed è la scelta vincente perché la sfera attraversa una selva di gambe con Gracie in ritardo e la palla che sorpassa la linea bianca. Il Castelnuovo si abbassa troppo e permette agli ospiti di crederci fino alla fine come al 40esimo quando dall'ennesimo tiro dalla bandierina Vallefuoco svetta più in alto di tutti ma il colpo di testa è di poco alto sulla trasversale. Scampato il pericolo il Castelnuovo riesce ad amministrare bene il doppio vantaggio e al triplice fischio finale gioia in casa, nero verde che centra la terza vittoria di stagione e sale al terzo posto in classifica, quota 10 punti. Sono un po' non arrabbiato però cioè questa squadra fa tante buone cose in mezzo al campo, ma tante. Poi dopo c'è un attimo, nella partita di oggi, questo è successo la partita di oggi, delle pause perché già alla fine del primo tempo sul 2-0 ha avuto un atteggiamento sbagliato, come io ho chiesto tanta cattiveria agonistica in questa partita ma in tutte le fasi di gioco, quindi tutte le volte c'è stata la possibilità di andare a chiudere definitivamente il risultato, siamo stati un po' troppo leziosi, un po' troppo egoisti e magari si faceva la corsa in meno e questo non deve mai capitare perché poi le partite si rimettono in gioco. Ed è successa la stessa cosa alla fine dopo la mezz'ora diciamo dove l'atteggiamento non è quello che voglio io perché la partita va giocata sempre fino alla fine senza mollare un centimetro, se qualcuno è stanco alza la manina, mi chiama, mi avvisa, esce ed entra qualcun altro un po' più fresco, però sono episodi che non devono più accadere, che dobbiamo ripetere perché poi prendi gol come è successo su un 3-1 la partita ritorna ad essere in pericolo, quindi bene in certi tratti ma ci sono alcune cose che dobbiamo rivedere. La guida tecnica non si discute, anche perché il mister sta facendo il nostro stesso percorso di crescita, noi sapevamo che era difficile venire a giocare qui con questa compagine che è attrezzata a fare questo campionato. C'è soltanto il rammarico di non aver capito bene quale era la formazione da poter schierare da subito. Infatti nel secondo tempo abbiamo visto una squadra diversa con un mordente più acceso e lo abbiamo anche dimostrato. Ripeto, il Castelnuovo Vomano è una signora squadra, ha giocato bene a pallone, almeno nei primi 15 minuti ho visto una netta superiorità, almeno per quello che mi riguarda. Poi pian piano anche noi abbiamo preso coraggio e abbiamo fatto vedere che sappiamo giocare a pallone. Abbiamo fatto degli errori proprio di inesperienza, prendere anche il gol sul calcio d'angolo, sinceramente. Quello è stata la cosa che diciamo è stata la parte più brutta. Ma sappiamo che dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti.